Original Marine. Ne avevo visti da avanzale con basilico, col petrosino, con i gerani, ma con i pupacchi no mai. E lei, che è conosciuto come Mister Pupacchio, cosa ne pensa? È un habitat che per la solanacea può risultare eccessivamente basico. Caldo umido? Caldo umido è più facile ottenerlo in altri punti dell'anatomia. Cosa ci vedrebbe meglio lì? La vite. I pampini? Coltivazione a terrazze. Ah. Piede franco? Piedi rosso. Mano lunga? Forse. Mano lesta. Mano lesta. Ma lei ha mai cantato a cappella? Sono domande personali, mi rifiuto di rispondere. E ha mai pensato a cappella? Ah, quello quotidianamente. E perché non mi risponde sulla canzone? Quale? A cappella. Aspetti. Lei ha mai cantato a cappella? Quotidianamente. Come si canta a cappella? Chiama cappella. Sì. Cappella, vieni qua, ti devo... È stato cappella, era lui. Io non c'entro niente. Quindi tu eri uno spione a scuola? No, io ho cantato a cappella. Adesso? Adesso. E pensiero a cappella? E quella è una costante. Costante. È una costante. Ogni tanto poi si dice qualcosa di sensato. Io non so se qualcuno mi può portare un attimo quello strumento che... Sì, gentilmente, quello lì che si è rotto, sì, perché qua abbiamo con noi Lori Garò, devo dire nome e cognome? Devo dire nome e cognome, perché un avvenimento del genere, voi la ricorderete, era quella simpatica fanciulla che putipeggiava la settimana scorsa. Ecco, questo è il risultato del suo tocco. Quindi lei non solo canta a cappella? Qualche volta. Ecco, però suona anche a cappella. E i risultati sono evidenti. Quindi il cappella pensiero è adattabile a tutto. Lei, per esempio, cucina a cappella? A cappella? Sì. Pomodoro. Ma molto pomodoro. Lei pomodoro? Da poco. Da poco, va bene. È una nuova. Speriamo di no. Comunque, parliamo della serata. A lei è piaciuto lo zito col soffritto? Devo dire che sono stato piacevolmente sorpreso. Perché non l'aveva mai provato? No. Questa è la famosa cucina a cappella, che si inizia e non si sa come va a finire, però il risultato è sempre buono. Era gustoso. Piaciuto? Due piatti? Un piatto? Un piatto diviso in due puntate. Dora Pupacchio, lei ha mangiato il soffritto? Ma non a caso, insomma. Sì. No, dico. Perché? Ma il pupacchio con i caciocavalli va bene? Ma accostamento un po' becero, ma... Però lei l'ha appena fatto. Non trattasi di... Non sono caciocavalli, scusami, avevo frainteso. Dovrebbero essere mozzarelle, ma comunque. Le famose zizzone di Pagliese. Salutiamo Marica. Ciao, salutiamo Marica. Ciao Marica. Marica. Però dicevo, probabilmente accostamento tra old school di cucina col pupacchio piccante. Sì, che diciamolo, che qui al Bodeghero sta recuperando Nino le vecchie tradizioni culinarie e gastronomiche della tradizione. Praticamente bene. Da YouTube scaricavo un film che era Sansone, e in una citazione di un attore diceva: potrebbe essere un cuoco un poeta? E io ho risposto tra me e me. Alla televisione o... No, sempre tra me e me, perché io faccio dei discorsi tra me e me. E ti rispondi? Sì, sì. Questo è il famoso pensiero a cappella, vede? A cappelle, perché in questo caso due interlocutori. Sono due cappelle. E quindi una la usiamo. Velocemente. Potrebbe essere un cuoco un poeta, signori? Sì. Io quando mangio sento una musica nelle orecchie. E quello è l'impianto serio. Come hai preparato questo soffritto? Come si prepara il soffritto? Bravo! Lo sai che ci avevo pensato? A lei è piaciuto? Pomodoro. Quanti piatti? Uno, però serio. Ma non hai portato due piatti? Uno l'ho mangiato. Ah, bravo. E l'altro? Ce l'ha lei? Tu hai mangiato il soffritto? Tutto. Tutto?
Non hai fatto tutto. Il bis però? No, no. Non ha fatto il bis, quindi è fuori tema, no, perché bisognava mangiare due piatti di soffritto. Perché? Perché uno ve lo mangiate. Ecco, però c'è sempre qualcosa in sospeso su queste cose. Due, uno, tre, quattro. Ma tutta sta roba dove va a finire? Nessuno lo sa. Lo scopriremo la settimana prossima. Volevo dire una cosa. Dimmi. Salutare il mio pubblico in Toscana dedicandogli una richiesta. La topa!